Salve a tutti, in occasione della prossima uscita del film di Guerre Stellari, episodio settimo direi, ok, Risveglio della Forza, colgo l'occasione per recensire questo simpatico giochetto del 1993, sto parlando di Star Wars Chess, un connubio che sicuramente non mi può lasciare impassibile, visto che anche Guerre Stellari sì, è una delle mie tare. Ho nerdato abbastanza a riguardo e comunque questo gioco sembra anche molto interessante riguardo la grafica. Ora non mi piace molto perché non sono un po' troppo allineati i pezzi sulle colonne, non riesco a intuire bene le mosse, però anche le animazioni sono carine in stile Battle Chess, tanto per capirsi. Ok, direi che intanto abbiamo capito qual è la software house che ha prodotto questo gioco, bellissimi flopponi sul carro. Ma facciamolo partire, quindi. E che... cosa? C'è qualcuno che è riuscito a leggere qualcosa? Ok, sì, ho dovuto velocizzare un pochino il DOSBox per far girare questo gioco a una velocità decente. Non so perché, ma alla velocità normale le animazioni erano veramente una cosa lenta e abominevole. Questo però rende sicuramente alcune parti del gioco un pochino troppo bizzarre e veloci, e presumo anche renderà il motore di gioco molto più forte di quello che era un tempo, visto che l'analisi suppongo le faccia a velocità aumentata. Ok, quindi questa è la schermata di introduzione al gioco. Come vedete, del Software Toolworks non manca occasione di farsi notare. Sicuramente questo è un gioco che hanno sicuramente voluto e cercato alla grande. Guardate come si pubblicizzano per belli. Ok, ma vediamo di partire. Ok, eccoci qua, la bellissima scacchiera di Guerre Stellari. Iniziamo subito la partita e vediamo un po' come se la cava. Abbiamo un'animazione abbastanza interessante. Ok, partita di donna, quindi vediamo come l'impero riesce a reagire a questa minaccia. Ok, si va su una partita indiana, cavallo F6. Ok, andiamo sul classico. Ok, vediamo di un po' di velocizzare per evitare di addormentarsi, anche perché ci sarà bisogno, come vedrete nel proseguire la partita. Alcune peculiarità a questo giochino che meglio lasciar perdere. Ok, a quanto pare ci stiamo infilando una Nimzo indiana. Andiamo a difendere il cavallo in C3 con la donna. Dimmelo che in caso di cambio non si sia costretti a distruggere un po' la struttura pedonale. Allora c'è la minaccia su D4, quindi si può difendere sempre di cavallo. Ok, facciamo fuori il loro pedone centrale con il nostro, vediamo un po' che succede. Presumibilmente potrebbe catturare il cavallo, ma ecco la bellissima animazione. Vabbè, queste dai sono abbastanza carine. Ok, difatti mi rende pan per focaccia. Boom. Ok, sapete un po' quello che mi preoccupa, è che quando i pezzi sono troppo allineati sulle colonne non riesco a vedere un piffero di questa scacchiera tridimensionale. Ad esempio qui sulla colonna C c'è alfiere donna cavallo, non... mi è un po' preclusa la visuale, spero di non commettere troppi strafalcioni.
Ok, con l'arrocco. Stiamo per scoprire che Yoda è l'essere più lento dell'universo. Un quarto d'ora per muovere su due case. Non oso immaginare se uno lo sposta completamente dalla parte opposta della scacchiera. Dovrebbe richiedere delle ore. Cercheremo di evitare. La principessa Leila non scherza in quanto a velocità. Vediamo come se la cava contro Boba Fett. Non male, dai. Ok, vediamo che le torri dell'impero sono un po' più veloci apparentemente. Proviamo un po' a testare la sua abilità. Infatti, qui credo che possa sfruttare un attacco di scoperta sul cavallo a 4 per guadagnare un pedone. Vediamo un po'. Legale, sì. Se meglio prendere di torre. Mi sa. Vabbè. Un po' di tempo perso. Può prendere con scacco, sì, ok. Vediamo. Riuscito a guadagnare il pedone. Sembra abbastanza fortino. Allora, proviamo così. Non lo so, sarà che ho velocizzato nettamente il DOSBox, però così a occhio mi sembra che potrebbe tranquillamente farmi il culo. Prende il cavallo. Qua con scacco, quindi giusto. Se ne esce con un pedone in più. Oltre possibilità di attaccare anche qua in H3. Grande 1 più 8. Beh, chiaramente prima mi fa fuori. Ebbene sì, è successo proprio quello che avevo preventivato e in effetti ha visto tutta la combinazione con l'attacco di scoperta della donna sul mio cavallo, quindi ha guadagnato un pedone, tutta questa struttura pedonale disfatta a questo punto. Non resta molto da fare, direi di abbandonare purtroppo anche perché non riesco a sopportare oltre questa grafica 2D pseudo 3D. Mi dispiace, non ho la scacchierina di riferimento, non ci capisco una mazza. Spero che Obi-Wan mi potrà perdonare, ma vi lascio comunque con una chicca. Cioè la mossa di Yoda a velocità normale, da B1, da C1 a C7. Quindi per quando sarà terminata, probabilmente avrò caricato anche il prossimo video. Quindi ci vediamo per quando è terminata la mossa col prossimo video. A presto e ciao ciao. Ah, io non posso istruirlo. Il ragazzo non ha pazienza. Per 800 anni ho istruito io, Jedi. E il mio giudizio darò io su chi istruito deve essere. Un Jedi deve avere profondissimo impegno. Serissima mente. Il ragazzo non ha pazienza.
per 800 anni, 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 800 anni. Anni, 800 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 anni, 800